Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Aperto per Ferie. Tutta l'informazione anche ad agosto. Cerchiamo di accompagnarvi in questo mese tipicamente estivo con tutta l'attualità e gli eventi culturali ma anche sportivi che accompagneranno questa calda estate romana e di tutto il Lazio. Oggi apriamo però parlandovi di pediatria, perché tra screening, vaccinazioni e bilanci di salute negli ultimi anni la pediatria di famiglia si è evoluta in maniera notevole, diventando un vero e proprio punto di forza per il sistema sanitario nazionale. Ebbene, però ci sarebbe una proposta da parte della SIP, la Società Italiana di Pediatria, che ha proposto appunto proprio al Ministero della Salute il riordino delle cure pediatriche, in sostanza il ritorno al lavoro misto che era tipico degli anni 90. Una proposta che non viene in alcun modo condivisa dalla SICUP, la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, che la ritiene non soltanto una scelta anacronistica, ma una scelta che andrebbe in qualche modo a peggiorare le performance proprio dei medici pediatri. Ne parliamo nel dettaglio con l'esperto ospite di oggi. Do il mio benvenuto in collegamento video al dottor Giovanni Cerimoniale, che è un pediatra di famiglia ma è anche membro del consiglio direttivo proprio del SICUP. Buongiorno dottore, ben trovato ad Aperto per Ferie. Buongiorno a tutti voi e vi ringrazio per questa opportunità di trattare, di parlare di un tema così importante per noi pediatri di famiglia, per il futuro, soprattutto dei giovani. Beh, ringrazio lei per la sua presenza qui in questo spazio. Dunque, la SIP ha proposto appunto proprio al Ministero di ricambiare un po' le carte in tavola in un certo senso, quindi tornare al lavoro misto. Innanzitutto le chiederei di spiegarci che cosa si intende per lavoro misto che era tipico degli anni 90. Beh, queste proposte che sono state inviate con un documento a tutti i componenti del tavolo tecnico ministeriale, oltre anche ovviamente ai rappresentanti delle istituzioni, è un'iniziativa della Società Italiana di Pediatria non è stata condivisa ed è stata un'iniziativa da parte di una società scientifica che ha nel proprio statuto proprio la non proporre di interessarsi di temi sindacali. Quindi certo. Anche apprezzando la volontà della SIP di essere propositiva in un ambito di riorganizzazione dell'assistenza in questo periodo molto importante, tuttavia ovviamente ci sono due punti di criticità. Innanzitutto il fatto che appunto questo tipo di problematiche devono essere affrontate nei tavoli di negoziazione tra la parte ministeriale, cioè la parte pubblica e le organizzazioni sindacali. E poi ovviamente questo tipo di proposte sono un po' anacronistiche, un po' antistoriche, perché vanno verso una forma di rapporto misto che è un rapporto, come lei ha detto nell'incipit, che era degli anni 90 e che adesso è stato superato. Noi non vogliamo opporci a fare in modo che ci sia una migliore collaborazione tra l'ospedale e il territorio, questo è uno dei punti importanti, ma sicuramente questo miglioramento non passa attraverso una promiscuità tra le due attività, ma attraverso la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali e attraverso dei canali di comunicazione che devono essere ovviamente migliorati. Certo, quindi dunque per lavoro misto, se non ho capito male, si intende quella tipologia di lavoro che appunto adottavano i pediatri negli anni 90 e che consisteva nel essere appunto pediatri di famiglia e dunque avere un proprio studio ma lavorare in contemporanea anche in ospedale, corretto? Certo,
Questo era appunto un sistema che si era, diciamo, come dire, era stato necessario istituire perché in quel periodo storico ovviamente c'era una situazione in cui le due strutture ospedaliere e quella territoriale ovviamente non erano ben definite e quindi si dava la possibilità di questo doppio rapporto, diciamo, come dire, di lavoro. Questo diciamo, ruolo giuridico ormai è stato superato, per cui anzi c'è una diciamo, legge che ha decretato una incompatibilità, cioè il pediatra, il medico può avere un unico rapporto di lavoro con lo Stato, quindi o quello di dipendenza o quello di tipo convenzionato. Questo Certo. ovviamente, questa proposta quindi cozza anche contro questa legge. E tra le altre cose, mi perdoni, dottore, ma in questo modo non si andrebbe ad appesantire ancora di più il carico degli ospedali in un momento storico in cui la sanità non sta attraversando, diciamo, un periodo molto florido, no? Allora, questa esigenza nasce soprattutto da un dato di fatto incontrovertibile, e cioè la carenza dei medici, nello specifico anche dei pediatri. E questo ovviamente comporta una grande sofferenza di tipo lavorativo, soprattutto per quanto riguarda i piccoli ospedali periferici, dove ovviamente la situazione è molto critica. E quindi è diciamo un'esigenza che si sta presentando. Ma bisogna considerare che diciamo, le prospettive future, e questo è previsto sia dal DM70, che appunto prevede una rimodulazione della rete ospedaliera, ma anche dal DM77, che invece prevede, a fronte di questa rimodulazione della rete ospedaliera, una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, che i piccoli ospedali ovviamente pian piano dovranno diciamo, essere chiusi, cioè la struttura ospedaliera è prevista che venga riorganizzata in forme centralizzate di livello più elevato, piuttosto che avere dei piccoli ospedali periferici dove ovviamente sia per come dire, mancanza di una casistica adeguata, sia per la mancanza di strutture, il livello assistenziale non può essere certamente dei più elevati. Certo, d'accordo, ma però a me verrebbe lecito pensare come fanno le persone che abitano in piccoli comuni, devono per forza spostarsi nelle grandi città per ottenere delle cure? Cioè, gli ospedali periferici non andrebbero a sopperire una mancanza di questo tipo? Se tolti, qual è il c'è un danno evidente, no? Allora, gli ospedali periferici sono stati, diciamo, come dire, creati in un periodo storico diverso, in cui effettivamente questa necessità era importante e quindi una distribuzione un pochino più capillare dell'assistenza era sicuramente giustificata. Ma adesso, con ovviamente il miglioramento della qualità assistenziale, anche attraverso la possibilità di una diagnostica di primo livello, a livello territoriale, e con il fatto che di questo ovviamente una grande esempio ci è venuto con l'epidemia del Covid, l'assistenza territoriale è un'assistenza che deve essere il centro dell'assistenza diciamo, del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi i piccoli ospedali periferici ovviamente anche per questo motivo non hanno ovviamente più motivo di esistere, soprattutto in ambito pediatrico. Quindi non è che bisogna andare nelle grandi città, ma per esempio, io faccio l'esempio della mia provincia, la provincia di Latina, dove è previsto che ci saranno due poli diciamo, ospedalieri, quello diciamo, al nord della provincia come grande ospedale a Latina e un altro grande ospedale
al sud della provincia, cioè a Formia, dove ovviamente far convergere tutte le, diciamo, come dire, i reparti ospedalieri e quindi fare in modo che ci siano quelle condizioni e di tipo, diciamo, di personale e per quanto riguarda, diciamo, le strutture anche diagnostiche di un livello più alto e quindi garantire un'assistenza migliore. Quindi, tornando alla questione centrale, dottor Cerimoniale, cioè il fatto della proposta da parte della Società Italiana di Pediatria, lei ha sottolineato che la SICU, però essendo diciamo una società di base scientifica, non entra nel merito delle questioni lavorative e sindacali, se non vado errata. Certo. Però come pensate di diciamo, entrare nel merito di questa questione, se effettivamente la proposta della SIP verrà adottata dal Ministero? Ma adesso ovviamente, come ho detto prima, ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Le società scientifiche si devono occupare di aspetti diversi, non di quelli organizzativi, assistenziali. Quindi diciamo che la SICUP ha preso una posizione ovviamente di non accettazione di questa proposta della SIP, che tra l'altro appunto non è stata condivisa con la SICUP. Dal punto di vista, come ho detto, delle nostre proposte, sono quelle che la pediatria di famiglia deve. Ha, diciamo, come proprio struttura è una branca della medicina che ha ovviamente una sua naturale collocazione a livello territoriale. Per fare in modo che lavori in maniera qualitativamente migliore, c'è bisogno di due di caratteristiche. Quella ovviamente di fare in modo che la diagnostica di primo livello venga implementata e migliorata a livello territoriale, e esiste anche diciamo, decreto-legge che questo lo prevede con un finanziamento specifico e che dovrà essere attuato, si spera, il prima possibile. E l'altro è quello di fare in modo che i pediatri, cioè, non lavorino più singolarmente, ma in forme aggregative, dove ovviamente si può diciamo, sfruttare la possibilità di una migliore collaborazione. Certo. Bene, dottor Cerimoniale, io mando il consueto minuto di pubblicità. Le chiedo di restare ancora qualche istante in nostra compagnia perché vorrei approfondire con lei un altro tema specifico. Lei prima ha citato un punto molto importante, il fatto che c'è una carenza evidente di medici, forse anche questo è il problema della sanità italiana in questo momento storico. Quindi vorrei approfondire questa tematica con lei. Tra qualche istante restate anche voi in nostra compagnia qui ad Aperto per Ferie. Bentornati ad Aperto per Ferie, tutta l'informazione anche ad agosto. In questo caldo mese estivo continuiamo ad informarvi qui a Radio Roma Television con i principali temi di attualità ed eventi culturali e sportivi che accompagneranno questa calda estate romana, ma anche del Lazio. Oggi però abbiamo aperto con un tema di grande attualità, quello della sanità italiana. In maniera più specifica stiamo parlando di pediatria, perché ci sarebbe una proposta da parte della SIP, la Società Italiana di pediatria presentata al tavolo del Ministero che prevederebbe il riordino delle cure pediatriche. In sostanza, la SIP chiede di ritornare alla tipologia di lavoro misto che era tipica degli anni 90. I pediatri di famiglia degli anni 90 non solo avevano il proprio studio medico, ma lavoravano anche in ospedale. Ora però a questa proposta va ad opporsi la SICUP, cioè la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, che sostiene in sostanza che questo metodo sia non soltanto anacronistico, ma vada anche a peggiorare le performance dei medici in un periodo storico in cui la sanità è in evidente difficoltà. Ne stavamo parlando nel dettaglio con il dottor Giovanni Cerimoniale, pediatra di famiglia, ma anche membro del consiglio direttivo proprio del SICUP. Dottor Cerimoniale, come anticipato poco prima della pubblicità, vorrei approfondire con lei anche un'altra tematica ora in questi restanti minuti, cioè il fatto che lei prima ha citato che sanità italiana è in un periodo storico di evidente difficoltà per una carenza di medici. Secondo lei, per quale motivo? Nessuno si avvicina più a questa professione? C'è più difficoltà? No, non credo che sia questo il motivo. Il motivo principale è stato sicuramente l'aver deciso che l'ingresso alla facoltà di medicina fosse a numero Numero chiuso. chiuso. E questo ovviamente ha fatto in modo che ci fosse una selezione
a monte piuttosto che a valle. E mi spiego. Ovviamente i test di ingresso sono dei test che diciamo vanno ad indagare su alcuni aspetti delle conoscenze dello studente che vuole entrare. Però ovviamente non entrano nel merito delle capacità future del medico. Sarebbe stato più opportuno invece che questa selezione avvenisse post, cioè una volta entrati nella facoltà di medicina, ovviamente se non si superano un certo numero di esami, ovviamente non hanno la possibilità, non avrebbero avuto la possibilità di continuare. Ma questo è un discorso ben più, diciamo, articolato e complesso che ovviamente non è qui il momento di affrontare. Questa è soltanto una mia idea. E Ipotesi, certo. per quanto riguarda invece il discorso proprio della mancanza di medici, ma nello specifico ovviamente di specialisti e nello specifico ancora più dettagliato dei pediatri, in realtà è una situazione transitoria, è una situazione transitoria che tra qualche anno invece vedrà un problema diametralmente opposto, cioè un eccesso di pediatri, e questo per due ordini di motivi. Innanzitutto per il fatto che c'è stata una mancata programmazione, cioè il numero di borse di studio per la specialistica pediatrica non è stato parametrato in base ovviamente all'andata in quiescenza, cioè al pensionamento dei medici. E quindi ovviamente c'è stato un periodo in cui l'ingresso era molto, molto limitato, e quindi in questi anni c'è stato un numero di specialisti minore. Però da un paio d'anni invece le borse di studio sono aumentate, e addirittura tra qualche anno si prevede che il saldo tra i pediatri che vanno in pensione e i nuovi pediatri sia un saldo positivo, cioè ci saranno circa 200 nuovi pediatri in più dal 2019 al 2026. Facendo questo calcolo, ci saranno circa 200 pediatri, 2000 pediatri in più. E se a questo noi aggiungiamo anche il problema della denatalità, vediamo che saranno molti di più dei 2000 pediatri in più. Infatti, se andiamo a leggere i dati, nel 2022 sono usciti dall'area pediatrica ben 570.000 quattordicenni, e ne sono entrati, proprio a causa della denatalità, 393.000, con un saldo negativo di 177.000. Quindi i bambini sono sempre di meno, e quindi di conseguenza ovviamente i pediatri, che purtroppo tra qualche anno diventeranno specialisti, cioè tutti quelli che stanno facendo la specializzazione, avremo delle difficoltà nel fargli trovare ovviamente un'attività lavorativa, perché ovviamente i Certo. bambini saranno pochi. Secondo lei come si potrebbe risolvere questa, diciamo, condizione, questa panoramica? Le proposte da parte del governo per favorire la natalità possono essere sufficienti, secondo lei, o bisognerà aspettare che la crisi economica passi, banalmente? Beh, qui mi sta facendo una domanda ovviamente molto complicata. Certamente risolvere la denatalità cercando di fare delle politiche, diciamo, di supporto alle famiglie è fondamentale. Ovviamente questo prevede dei tempi di soluzioni lunghi, cioè ovviamente non riusciamo a colmare questo gap che si è creato in questo periodo. Chiaro. E quindi, diciamo, questo è un problema. Il problema poi è ovviamente come dire, inserimento nel mondo del lavoro dei pediatri sarà un problema che dovrà essere affrontato. Ovviamente ci dovranno essere delle proposte, una di queste mi viene in mente per esempio il discorso di creare una guardia medica pediatrica, così come esiste la guardia medica della quale si occupano i medici di medicina generale. Quando avremo questa, tra virgolette, pletora di pediatri, una delle modalità per risolvere questo problema potrebbe essere proprio questo, cioè Che creare potrebbe una essere molto guardia utile tra le che altre potrebbe, a cose. mio modo di vedere, potrebbe essere molto utile, perché molto spesso io come pediatra di famiglia ho avuto ovviamente riscontro da parte di famiglie che hanno avuto una certa difficoltà nel far gestire le emergenze da parte dei medici di medicina generale, quando noi ovviamente non siamo in servizio, cioè nelle ore in cui Certo. funziona, perché ovviamente la competenza specifica dei medici di medicina generale non è così
alta come quella di un pediatra. Quindi credo che questa possa essere una proposta che tra qualche anno potrà essere presa in considerazione. Bene, e una delle ultime domande che voglio farle, dottor Cerimoniale, è questa. Abbiamo detto che lei è membro del consiglio direttivo della SICUP. Vuole spiegarci di cosa si occupa questa società? La SICUP è una società scientifica, come ho detto, affiliata alla SIP, che è la società madre, ed è, diciamo, gli iscritti sono tutti pediatri di famiglia. Quindi noi rappresentiamo una categoria specifica, non abbiamo, diciamo, al nostro interno pediatri con altri rapporti di lavoro. Quindi diciamo, ci occupiamo prevalentemente di tutte quelle attività che sono diciamo, come dire, di utilità per il pediatra, sia in ambito formativo che in ambito informativo. Adesso ovviamente l'elenco potrebbe essere anche lungo. Abbiamo un sito al quale ovviamente possono accedere gli iscritti, dove ci sono ovviamente del materiale utile per svolgere l'attività lavorativa quotidiana. Ci occupiamo anche di indagini epidemiologiche, una di queste l'abbiamo fatta sull'uso dei dispositivi digitali, abbiamo raccolto dei dati molto importanti, abbiamo trovato, per esempio, visto che stiamo parlando di questo, una correlazione molto forte tra un, diciamo, non dare da parte dei genitori delle regole per l'uso dei dispositivi digitali, cioè degli smartphone e dei Sì. tablet ai bambini, e il rischio di essere vittime di cyberbullismo. Con una, diciamo, probabilità 8 volte superiore. E questi sono dati che sono stati pubblicati, quindi diciamo, questo per far capire che la nostra, diciamo, società scientifica si occupa prevalentemente di aspetti, diciamo, di tipo scientifico, ma anche di tipo, voglio dire, come dire, sociale. Ecco, E questo è quello. infatti, questo aspetto che lei ha citato mi sembra veramente molto interessante e tra le altre cose attualissimo. Cioè, in sostanza, se non ho capito male, il genitore che dà più regole ferree darà più possibilità al bambino di non essere vittima di bullismo, ho capito bene? Allora, il bullismo purtroppo è una piaga che sta aumentando. Il Purtroppo. cyberbullismo è una, diciamo, come dire, una cosa odiosa che ha un impatto sulla vittima molto più forte. Perché mentre in passato, il bullismo c'è sempre stato, no? Certo, Ovviamente, ma purtroppo sì. mentre il bullismo che si faceva nelle classi era legato a quei momenti di contatto tra i ragazzi, poi finiva lì, invece il cyberbullismo, cioè quello che avviene attraverso i sistemi ovviamente informatici, è un martellamento continuo. Cioè praticamente la vittima viene continuamente vessata e ha difficoltà a liberarsene. E quindi un trauma molto forte. Quello che abbiamo rilevato da questa indagine che abbiamo fatto attraverso proprio i pediatri di famiglia, ma con un questionario che è stato inviato a tutte le famiglie, è che abbiamo trovato questa correlazione. Cioè, quando le famiglie non danno delle regole nella classe d'età dai 10 ai 14 anni ai loro figli nell'utilizzo dei dispositivi digitali, il rischio di andare incontro appunto al cyberbullismo, a essere vittime, è 8 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Quindi questa è una di quelle indicazioni che, per esempio, nei prossimi bilanci di salute, per i quali ovviamente diciamo, la pediatria si sta occupando, potranno essere inseriti come un determinante importante per far rilevare eventuali rischi da parte dei bambini, insomma, dei Certo, e ragazzi. sarebbe molto interessante che questi studi arrivassero soprattutto ai genitori per prepararli, ecco, dai rischi che ne derivano. Lei ha detto bene, ovviamente il bullismo c'è sempre stato, ma il cyberbullismo, che è secondo me una forma di violenza sottilissima, va affrontato con i giusti mezzi e gli giusti strumenti. Bene, io la Certo. ringrazio, dottor Cerimoniale, per essere intervenuto qui oggi ad Aperto per Ferie, averci raccontato appunto tutti i dettagli di questa proposta della SIP. Noi attendiamo ovviamente ulteriori risvolti, se ce ne saranno, avremo piacere di ospitarla di nuovo per parlarne insieme. Bene, grazie a voi, buona giornata. Grazie, a presto.
Ci fermiamo per un breve minuto di pausa, restate in nostra compagnia perché nella seconda parte di Aperto per Ferie ovviamente spazio agli eventi culturali che animeranno l'estate romana e non solo. Restate con noi. Bentornati ad Aperto per Ferie, seconda parte del nostro spazio dedicato all'informazione anche ad agosto. Qui a Radio Roma Television non ci fermiamo e cerchiamo di informarvi durante tutto il mese di agosto con i principali temi di attualità ma anche eventi culturali che animeranno l'estate romana ma anche dell'intero Lazio. Infatti adesso ci spostiamo da Roma e andiamo ad Allumiere, alle porte proprio della capitale, dove manca sempre meno a uno degli eventi più attesi dell'anno, il Palio delle Contrade, un appuntamento a cui molti non sanno proprio rinunciare, soprattutto per i suoi aspetti suggestivi e ricchi di tradizione, ma non solo. La cittadina alle porte di Roma ha già dato il via al nutrito programma estivo Percorsi tra storia, spiritualità e folklore, di cui parleremo tra pochissimi istanti. E lo facciamo proprio insieme al sindaco di Allumiere, quindi do il mio benvenuto in collegamento video a Luigi Landi. Buongiorno sindaco e ben trovato ad Aperto per Ferie. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori, radio telespettatori, siamo qua. Bene, grazie per la sua presenza anche d'estate, dunque anche lei è aperto per ferie. Sì, noi siamo aperti per ferie perché l'estate è il momento clou per paesi come il nostro, per cittadine come la nostra, nel senso che c'è grande vitalità, c'è grande dinamismo, ma soprattutto ci sono grandi opportunità di carattere culturale, tradizionale, musicale e quindi artistico a tutto tondo. Bene, e io infatti inizierei proprio chiedendole di raccontarci tutti i dettagli del Palio delle Contrade, che se non vado errata andrà in scena in tre date ben specifiche, il 15 agosto, quindi a Ferragosto, 19 agosto e 20 agosto, tre date insomma importanti. Direi anche più di tre date, perché il Palio veramente coinvolge una comunità per tutto l'anno. Abbiamo trascorso il periodo di luglio attraverso, diciamo, quelle che sono le feste delle contrade, quindi delle sagre che servono alle contrade per rafforzare il sentimento di appartenenza, ma anche per creare un minimo di economia che poi viene tutta riversata all'interno della costruzione del Palio, quindi all'interno di quella che è l'organizzazione anche singola delle contrade, quindi il lavoro che riguarda gli asini, il lavoro che riguarda i costumi, gli sbandieratori, tutto quello che fa parte ovviamente sia della scenografia del Palio, ma anche del discorso ovviamente dell'asino e dei fantini, che poi sono coloro che competono. Quindi il Palio dura veramente quasi un anno. Tre date sono le tre date principali: quella del 15 di agosto, dove presenteremo il cencio, quindi questa bandiera del Palio che diventa poi l'elemento trainante per tutte le contrade, perché vincere un Palio significa avere per sempre il cencio, avere questa bandiera dipinta da un artista sempre prestigiosa, che immortala appunto quello che è il tema del Palio, ma soprattutto che permette alla contrada di avere per sempre una bandiera che porterà con sé il contradaiolo per tutta la vita, quindi è qualcosa di straordinario. Il 15 agosto c'è questo appuntamento molto scenografico, molto partecipato, per cui si scoprirà il Palio, questo Palio che poi dal balcone della piazza sarà calato nella piazza appunto e portato poi prima sul sagrato della chiesa, dove le dame di ogni contrada apporranno la loro coccarda e poi entrerà nella chiesa e lì rimarrà fino al giorno del Palio. Il 19 e il 20 invece sono i giorni clou del Palio, laddove si misura proprio anche l'aspetto competitivo delle varie contrade. C'è la vera gara lì. La vera gara avviene il 20, il 19 c'è una sorta di prova per quello che sarà poi il Palio del giorno dopo, molto bella, molto interessante, con due momenti. Uno è quello competitivo, che noi chiamiamo mini Palio, perché è un Palio ovviamente in formato ridotto, dove le contrade non scoprono fino in fondo le loro carte, nel senso che gli asini non sono quelli che gareggeranno il giorno dopo, i fantini sì, perché devono provare ovviamente il percorso, però comunque si misurano e ogni anno anche il mini Palio
ha il suo valore e si cerca sempre di vincere questo minipaglio. Poi la provaccia invece, che è la situazione più storica, dove in maniera libera per un certo periodo di tempo ogni contrada può, con i suoi asini, provare il percorso, avere le sensazioni e fare gli ultimi aggiustamenti. Quest'anno ci sarà anche un omaggio agli sbandieratori delle varie contrade proprio la sera del 19, a partire dalle ore 18:45. E questo è quello che riguarda il 19 di agosto. Il 20 di agosto invece avremo la competizione vera e propria, avremo il momento clou, il momento dove si scioglie tutto, dove in qualche modo una miscela tra energia, appartenenza, colori, tradizione, storia si libera in qualche ora, perché si parte con il corteo storico, quindi con questa rappresentazione storica di ogni contrada, e ogni contrada tiene tantissimo a far sì che ci sia veramente un corteo proprio prestigioso, che sia più in linea possibile con la storia e che possa veramente far colpo anche sulla giuria, perché comunque viene premiato il miglior corteo storico. Poi ci sono gli sbandieratori, anche qui un'altra competizione, quindi i ragazzi di Allumiere che competono per vincere il premio, quindi per essere i migliori anche come sbandieratori. E infine tutto si conclude attraverso queste tre batterie, che sono delle batterie ovviamente molto sentite, dove la tecnica, la tattica, l'asino, il fantino vivono l'emozione più grande, vivono il momento più forte, e lo fanno vivere a tutta la piazza, perché è quello che Certo. dobbiamo trasmettere ai turisti, ai visitatori, è proprio questa unicità di Allumiere, cioè una piazza super gremita, super allestita, super sicura, che in qualche modo fa vedere il sentimento di appartenenza di ogni contradaiolo alla propria contrada, perché lo si vede proprio, lo si palpa proprio all'interno della piazza, e soprattutto le persone che vengono fuori lo possono percepire, che è un sentimento veramente unico, un sentimento assoluto di grande appartenenza, di grande voglia di vincere, perché il contradaiolo vive tutto l'anno in funzione di questa gara, e che poi esplode con la gara, esplode ovviamente per la contrada che vince con la vittoria. Quindi è un qualcosa veramente di straordinario. Poi, per chi riuscirà a venire, capirà veramente cosa c'è dentro e fuori il palio, cosa significa vivere il palio. Cosa significa pure viverlo dal di dentro, cioè partecipare e venire, perché Certo. Si apprezza questo mondo di colori, si apprezza questo mondo di appartenenza, si apprezza il corteo, si apprezzano gli sbandieratori, e poi si vede una gara veramente palpitante, una gara veramente che entusiasma tutti, ovviamente i contradarioli, ma anche coloro che vengono da fuori. Io ho percepito l'anno scorso, attraverso delle persone che vengono da fuori, che c'è veramente un qualcosa di diverso. Sono rimasti tutti ammaliati da quello che significa vivere un palio, vivere il palio delle contrade, il palio degli asini di Allumiere sulla piazza di Allumiere. È qualcosa che veramente solo per chi viene ad Allumiere e partecipa a questo evento può capire. Ma soprattutto, Sindaco, perché in un'era fortemente tecnologica come la nostra, ecco, essere ancora attaccati a tradizioni, a folklore di questo tipo è davvero incredibile, no? Cioè il fatto che si mantengono tradizioni antichissime come questa, insomma, gioca a favore del vostro comune. Tra le altre cose, io so che c'è anche un nutrito programma ad Allumiere che si intitola Percorsi tra storia, spiritualità e folklore, proprio per restare in ma che è già iniziato, tra le altre cose. Assolutamente sì, questa è una parte dell'estate. Abbiamo voluto fare un progetto quest'anno che lega altri tre mo momenti molto importanti, che sono le festività che riguardano la nostra parrocchia, ma riguardano anche un discorso di collegamento tra spiritualità e tradizione, perché qui ad Olmiere abbiamo la possibilità, l'opportunità di onorare tre Madonne. Abbiamo primi festeggiamenti di Nostra Signora di Lourdes che si svolgono nella nostra frazione della Bianca. Poi abbiamo un momento che ormai sta per arrivare, quello del 15 agosto, quindi con i festeggiamenti per la
Madonna Assunta in Cielo, quindi con i festeggiamenti di Ferragosto, e poi la conclusione con quella che è la Madonna per cui gli Allumeriaschi, ma non solo gli Allumeriaschi, direi gran parte di questo territorio, gran parte della regione Lazio, ovviamente hanno molta devozione perché è un santuario tra i più importanti del Lazio, proprio quello della Madonna delle Grazie. Tra l'altro, si incastona in un punto veramente bellissimo, in un punto dominante verso il mare e soprattutto con un santuario molto molto particolare, molto religioso, una chiesa con dei bellissimi affreschi, quindi un posto suggestivo dal punto di vista anche storico-ambientale, ma poi molto importante da un punto di vista spirituale. E qui abbiamo voluto fare un progetto per cui i festeggiamenti di questi tre momenti si legano tra tradizione, spiritualità, storia, cultura e ovviamente anche momenti che riguardano poi il mondo dello spettacolo. Quindi un panorama molto 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 ricco di eventi. Tra l'altro Un c'è bel mix. anche una corsa storica che è quella del Gran Premio Madonna delle Grazie, che è una corsa molto importante a livello ciclistico per dilettanti, che quest'anno arriva alla 71esima edizione. Bene, allora c'è da dire, Sindaco, che a Lumiere non manca veramente nulla. Se qualcuno volesse passare una giornata o qualche giorno diverso, insomma, c'è tutto, c'è tradizione, c'è spiritualità, c'è folklore, soprattutto c'è buon cibo. Dunque, insomma, l'estate a Lumiere è davvero un'estate vincente, possiamo dirlo. Io però la ringrazio per essere intervenuto qui oggi ad Aperto per Ferie e averci raccontato tutti questi dettagli legati, insomma, alla tradizione del Palio delle Contrade e averci regalato anche questi dettagli per quanto riguarda percorsi tra storia, spiritualità e folklore, insomma il programma nutritissimo che riguarda proprio il comune di Allumiere. La ringrazio, Sindaco. Allora, il Sindaco ci ha lasciato in anticipo, lo ringraziamo ovviamente Sono ancora con virtualmente. voi, volevo Eccoci. concludere. Posso concludere? Prego. Volevo concludere dicendo che confermo quello che avete detto in studio, e da qui in poi fino al 10 settembre, in pratica su Allumiere ogni serata avrà un suo tema e avrà una sua opportunità di esibizione. Quindi per chi volesse venire, insomma, troverà sicuramente tante 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 cose e tante piccole chicche che stiamo regalando sia alla nostra comunità, ma anche a tutto il territorio e a tutti i turisti regionali e non. Proprio ricollegandomi anche al discorso del cibo, del food, volevo precisare, evidenziare che qui su Allumiere è possibile degustare ovviamente in tutti i ristoranti dei prodotti tradizionali, dei piatti tradizionali, ma anche e soprattutto il 2 settembre, quando ci sarà una grande kermesse qui su Allumiere, anche dei prodotti ovviamente a chilometro zero del territorio, proprio di produttori nostri di Allumiere. Quindi l'invito, oltre a tutte le date del Palio, a tutti i festeggiamenti di percorsi tra tradizione e spiritualità, anche a venire il 2 settembre, perché ci sarà una grande kermesse, sia musicale, ma anche opportunità di grande degustazione. Grazie ancora, Sindaco. Allora, a presto e buona estate. Buona estate a tutti, A arrivederci, a presto. risentirci. Bene, ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa. Restate in nostra compagnia perché ora restiamo sempre alle porte della capitale con altri eventi culturali che animeranno questa estate. Restate con noi. Bentornati a Aperto per Ferie, ultima parte del nostro spazio dedicato all'informazione anche ad agosto. Ci continuiamo a concentrare sugli eventi che animeranno questa calda estate romana e di tutto il Lazio. Andiamo infatti adesso a Blera e a Civitella Cesin, provincia di Viterbo, due comuni che si preparano, come nel caso di Allumiere, a tantissime iniziative e appuntamenti estivi, legati ovviamente sempre alla musica, alla cultura, all'intrattenimento e ovviamente, come piace a noi italiani, al buon cibo. Bene, noi ci facciamo raccontare tutti i dettagli di questi nutritissimi programmi proprio da Daniele Ridolfi, che è l'assessore alla cultura del comune di Blera. Buongiorno e ben trovato ad Aperto per Ferie. Buongiorno, grazie per questa opportunità.
Grazie a te, mi permetto di darti del tu Daniele perché vedo che sei giovanissimo nonostante insomma il ruolo istituzionale che ricopri. Dunque io inizierei da Civitella Cesi perché so che ci sono insomma degli eventi molto importanti in questo comune alle porte della capitale. Assolutamente, noi siamo distanti circa un'ora e un quarto, insomma, da Roma, e il prossimo fine settimana, cioè fra venerdì, proprio questo venerdì, dall'11 al 14 di agosto, ci sarà la 26esima edizione della Sagra delle Fettuccine al Tartufo, un Wow. evento nato, come dire, quasi per gioco tantissimi anni fa, è il più longevo del nostro comune, del nostro territorio, e che anno dopo anno ha visto succedersi sempre più persone appassionate, interessate e amanti, insomma, di questa iniziativa, tant'è che poi da 3 è passata a 4 giorni e aspetteremo migliaia di persone che tutti gli anni sono molto fedeli, diciamo, a questa festa. E le nostre fettuccine al tartufo, insomma, hanno un notevole richiamo. E però, oltre alle fettuccine al tartufo, sarà possibile degustare tantissimi altri piatti, cioè anche per chi non mangia il tartufo, ci sono comunque le fettuccine al ragù e ci sono tutta un'altra serie di pietanze, spaziando dal salato fino al dolce, a qualche dolce Certo. tipico locale. Però Ovviamente. andando nello specifico, la fettuccina al tartufo è uno dei piatti tipici di Civitella Cesi. Sì, assolutamente, perché comunque noi nel nostro territorio c'è la varietà del tartufo nero, dello scorzone nero si chiama, e quindi il piatto di fettuccine al tartufo può essere definito appunto un piatto tipico locale, tant'è che poi non solamente a Civitella Cesi viene proposto come piatto, Civitella è semplicemente la sagra che da più tempo lo propone da noi, intendo. E poi ovviamente si potranno gustare anche le carni locali, il vino, formaggi, insomma, tutta una serie di prelibatezze enogastronomiche. Ecco, in Tutto questo approfitto dell'immagine. all'insegna della valorizzazione del territorio, però immagino, c'è molto da valorizzare qui e da scoprire soprattutto. Sì, territorio ed enogastronomia. Noi fortunatamente abbiamo un territorio molto vasto e ricchissimo di aree archeologiche e naturalistiche. Per chi è appassionato del trekking, dell'archeotrekking, della natura in sé, questo è il luogo ideale. Possiamo spaziare da San Giovenale, che praticamente ci sono ancora le testimonianze non solo della necropoli, della città dei morti, ma addirittura la città dei vivi, l'abitato, un antico abitato etrusco, che non è facile da trovare. Solitamente nel centro Italia si trovano testimonianze di quello che gli etruschi ci hanno lasciato dopo la morte. In questo caso possiamo vedere anche come loro vivevano, come lavoravano, insomma, è una testimonianza notevolmente importante, per non parlare poi di tutte le altre, Pian del Vescovo, il Terrone, la Casetta, l'Uni sul Mignone con la sua vallata, appunto, la vallata sul Mignone stesso, che è bellissimo sia dal punto di vista naturalistico che archeologico. Quindi abbiamo uno scrigno pieno di tesori per tutti gli appassionati di un turismo lento e sostenibile che noi ben volentieri accogliamo, sia per fargli vedere, insomma, le bellezze, per condividere con loro le nostre bellezze, sia per farli sentire accolti grazie a una buona pietanza, insomma, un bel bicchiere di Infatti, vino, perché anche quello non ci manca. certo, anche perché tra le altre cose di turismo sostenibile se ne parla tantissimo ultimamente, mi sembra di capire che questo comune insomma, lo abbraccia veramente tantissimo, no? Perché come giustamente hai spiegato tu. Però io vorrei parlare ora anche di Blera, perché so che anche questo comune è pronto ad infiammarsi con un concerto insomma, importante. Assolutamente. Una piccola premessa: Civitella Cesi è una frazione del comune di Blera, quindi ad agosto ogni fine settimana c'è un evento. Quindi il prossimo è appunto quello a Civitella Cesi, poi il weekend successivo ci sarà Blera in Rock, quindi 3 giorni di concerti gratuiti per tutte le età e per tutti i gusti musicali, dove si alterneranno sul palco artisti di fama anche nazionale. Ci sono anche artisti che hanno partecipato e anche vinto Sanremo, ad esempio i Sonora, che è un gruppo pop barra rock, insomma, del Della nostra panorama. generazione, forse.
Esattamente, insomma, è un po' giovane, però allo stesso tempo poi ci sono altri gruppi tipo Bambole di Pezza, che è comunque un gruppo punk, tipo i Tramplet, che sono un gruppo folk, tra il folk e il rock irlandese, e molti, molti altri, insomma. Ecco, quindi Certo. possiamo spaziare e accontentare un po' tutti quanti, e sottolineo che appunto l'evento è completamente gratuito e viene autofinanziato dai volontari che lavorano attraverso gli stand enogastronomici, perché comunque chi partecipa, chi viene ad assistere, può bersi un bicchiere di birra, può, o di vino, o acqua, quello che sia, e allo stesso tempo può anche degustare panini o altri piatti, insomma, fatti con ingredienti del territorio. E quindi l'autogestione, l'autofinanziamento di questa iniziativa, che è curata dall'Arci di Blera, e appunto si può ripetere anno dopo anno. Ormai è dal 2007 che questa iniziativa ha preso piede ed è un appuntamento fisso molto ricercato dagli appassionati di musica nel nostro territorio, ma non solo, perché comunque arrivano visitatori da ogni dove. Questo fortunatamente è una caratteristica che accomuna un po' tutte le nostre sagre, i nostri eventi estivi, ma anche autunnali. E c'è sempre un tantissimo successo e tanta ricerca, insomma, di Quindi il questo. turismo non manca. No, il turismo non manca, ovviamente si può sempre migliorare, abbiamo ancora tanto su cui lavorare, ci stiamo giorno per giorno lavorando per partecipare a bandi e progetti vari, tipo in questi giorni stiamo lavorando alla progettazione per il bando dei piccoli borghi a vocazione turistica. E, insomma, avendo un territorio molto vasto di 92 km quadrati e di conseguenza è una popolazione molto piccola, perché siamo 3.000 abitanti circa, c'è tanto da curare, tanto da valorizzare, di conseguenza il lavoro non manca mai da questo punto di vista, però non ci fermiamo, insomma, Certo, con con i entusiasmo progetti. continuiamo a Questo progettare. progetto a cui accennavi, Daniele, in cosa consiste? Se puoi anticiparci qualcosa, ovviamente. Beh, non è ancora chiaro, perché comunque è un progetto che non faremo da soli, ma stiamo cercando, insomma, una quadra per poter lavorarci insieme ad altri comuni, perché siamo personalmente ritengo, e la mia amministrazione condivide con me, che la rete può renderci solamente più forti, Certo. e di conseguenza non è ancora stabilito su carta, diciamo, il tema esatto del progetto, che ovviamente girerà intorno al discorso turistico, però per rivelare esattamente come dire, il tema cardine, quello aspetterei qualche giorno per metterci, come dire, Certo. per avere tutti d'accordo e tutti in collaborazione. Insomma, non sarebbe giusto portarci avanti prima di avere le adesioni formali da parte di tutti gli altri partner della rete. Rete che, Chiaramente. se mi posso permettere, approfitto di questo momento appunto per citarne un'altra molto importante di cui facciamo parte, che è la DMO, la Destination Management Organization, chiamata Etruschi, e Sì. quindi una realtà nuova che è nata da poco più di un anno, grazie a un bando della Regione Lazio, di cui noi facciamo parte insieme a altri 11 comuni, e quindi tutta la costa, partendo dalla Dispoli, arrivando fino a Montalto, e poi i comuni dell'entroterra, quindi Tolfa, Lumiere, Monte Romano, Canale Monterano e Barbarano Romano, oltre ovviamente a Blera, di cui in questo momento sono un rappresentante. E questa DMO, questa associazione, ha proprio lo scopo e l'obiettivo di, come dire, creare una brand identity unica tutti insieme, perché unendo le forze possiamo ovviamente dirottare meglio, promuoverci meglio in Italia e all'estero, e allo stesso tempo andare a fondere le peculiarità, le caratteristiche, i punti di forza tanto della grande città quanto del piccolo borgo, perché poi ognuno di noi ha qualcosa di unico da offrire. E Assolutamente. quindi
E l'importante è soprattutto, penso, fare rete, fare squadra per valorizzare un territorio veramente ricco di potenzialità che va tutelato sempre di più, secondo il nostro punto di vista. Bene, io ho terminato però purtroppo il tempo a disposizione, ma voglio ringraziarti, Daniele, per essere intervenuto qui oggi ad Aperto per Ferie. Andiamo tutti dunque a Blere, a Civitella Cesi per, insomma, tutti questi eventi veramente che animeranno la nostra estate, che è quasi in chiusura. Ma noi non ci arrendiamo, vogliamo continuare a divertirci. Assolutamente, grazie a voi. Mi permetto solo di dire che dopo Blera Rock ci sarà un altro evento ancora, sempre a Blera, l'ultimo weekend di agosto, che si baserà sui prodotti biologici locali e sarà la festa di Sant'Ermete. Bene, grazie ancora allora, a presto. A voi, arrivederci. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione termina qui. Noi torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, con un nuovo appuntamento con Aperto per Ferie. Tutta l'informazione anche ad agosto qui sul canale 14 del Digitale Terrestre per Radio Roma Television. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata a tutti voi, sempre sulle nostre reti. Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani.